Eccolo qua, Marco Bertamini, di Vignole. Quando è che ti attaccavi a fare le robe drio alle piante? A partire dall'83, pratico. Devi scominciare giù là, mi pare, no? No, la storia è molto più lunga, nel senso che all'inizio siamo partiti con la cooperativa, abbiamo formato una cooperativa che era la Spazio Verde proprio in quegli anni e niente, dopo l'esperienza durata qualche bel anno fino al 97 mi sono messo in proprio praticamente azienda agricola con un piccolo vivaio pianto da metà lì e con quello che ne consegue insomma. E come va adesso? Abbastanza bene, dai. La crisi se la sente? La crisi qua da noi nel settore, vista la zona, non proprio come se la sentono in altre categorie, quindi è ancora abbastanza, vista la zona anche ad alto livello turistico, quindi alberghi, non alberghi, privati, lavoro esclusivamente per privati, quindi... Beh, per adesso va abbastanza bene, insomma, anche quest'anno. Marco le sta impegnando anche in politica, nell'estrema sinistra. Negli anni 60, dopo esperienze da giovane, vari gruppotti, e prima in un certo modo, dopo in un altro, comunque dall'esperienza politica c'è stata. E cosa pensi della situazione da adesso? La situazione adesso praticamente... Dobbiamo uscire da un altro ventennio, non siamo ancora usciti da un altro ventennio. Per me era proprio, non proprio così, però una certa dittatura creata da certi personaggi incapaci di gestire completamente il bene pubblico. Cioè, golerà un altro 25 aprile. No, 25 aprile, sì, e beh, insomma, perché no? In quel senso... Anche insomma ci vorrebbe proprio, spero che si finisca più presto, insomma, perché è dovuta tutta proprio al ventennio di malgoverno gestito ancora peggio da personaggi incapaci. Così il Marco che assomiglia un po' a quel di Mattia Bazar, prendo mai di nessuno? Sì, dai, ma proprio sì, ma sì, di più una volta, insomma, dai, Bazar. Vabbè, ti tessoni da una vita. Sì. Ancora dagli anni 60, esatto. Inizi con... ti hai insegnato la chitarra a mezzo mondo. No, la chitarra no, però dai, insomma, autodidatta, come sempre, in tutte le cose. E mai pensato a far dischi, a far qualcosa? No, sinceramente avevo fatto una specie di cassettina rudimentale proprio a livello... E dove abbiamo inciso le canzoncine, le mie canzoni. Ti mai dicevi che te sogni ancora in cantina? Sì, sono ancora il mio amico, Lucio, sempre dei Vignole, radici le profonde, che ho condiviso gran parte della storia sia politica che sociale, che musicale, insomma, di questi anni, e ancora adesso facciamo delle belle... Si sgringhiana? Sì, cantina, no? E canzone te fai ancora? Sì, ecco, sono proprio mi diverte molto e con un po' di fantasia, perché le piante richiedono fantasia nel potarle, nel crearle, creare giardini, è uguale la fantasia nel scrivere canzoni. Dite, ne farai venire a... Come no? Ascoltate. Qua a 100 metri. Benissimo. Così gliele fai ascoltare a tutti. La cassetta rudimentale. Perfetto. Grazie al Marco Bertamini. Prossima. Come capì, appunto, alla prossima.